Anche quest'anno l'acqua gelida non ha scoraggiato gli amanti del mare a Capodanno. Nel 2023 lo spettacolo del primo tuffo è stato reso ancora più suggestivo e surreale da una fitta coltre di nebbia. Adele La Pertosa. Goliardia, adrenalina e qualche brivido. C'è chi non rinuncia a iniziare l'anno nuovo con il primo bagno dell'anno in mare. Una tradizione interrotta durante la pandemia e ripresa con gioia dal nord al sud della regione. Pochi coraggiosi nel Foggiano, a Vieste e Manfredonia. Molto più numerosi a Brindisi, dove è tornato il tradizionale tuffo alla conca. Un appuntamento cui hanno aderito oltre 380 tuffatori, tra cui anche 22 minorenni, segnando un vero record di adesioni. A partecipare non solo i brindisini, ma tuffatori da ogni parte d'Italia, in gruppo, con amici e familiari, persino qualche straniero. Tantissimi anche i partecipanti alla marcia lunga Nicola Iana, tornata dopo 2 anni per la gioia dei baresi. La partenza, come di consueto, dalla Basilica di San Nicola, dopo la benedizione del padre priore e la partecipazione del sindaco De Caro. Benedicendo voi benedirete il mare, quindi sarete voi, ecco, a ricordare al nostro mare che è un mare di pace, e diventa un mare di pace se tutti quanti noi diventiamo operatori di pace. Una breve corsa sul lungomare, avvolti da un'insolita quanto surreale nebbia, e poi l'arrivo alla spiaggia di Pane e Pomodoro. Sempre meraviglioso essere qui il primo di gennaio, e poi è di buon auspicio perché non prendiamo influenza, stiamo bene tutto l'anno, e poi auguriamo a tutti voi sempre pace e bene. Sii felice, sei a Bari.